Carissime MTIers, con questo Shang-Chi la Disney Marvel aveva l'ambizione di realizzare un film sui supereroi che potesse attrarre sia un pubblico occidentale che uno orientale. Ci sarà riuscita? Andiamo a scoprirlo! Come mi ero ripromesso a me stesso, perché voi mi sa che freghi una cippa, sono qui a fare una recensione su questo film di presentazione e introduzione di un nuovo, cinematograficamente parlando, supereroe Marvel del Cinematic Universe. Nei miei due video precedenti, quello sulle uscite cinematografiche di settembre e soprattutto quello delle uscite di Disney Plus, ho detto che sarebbe stato il top un buon miscuglio tra stile dei classici film di arti marziali di Hong Kong e la cura negli effetti di Hollywood. Per chi segue il mio Instagram si sarà già reso conto del mio pensiero riguardo a questa pellicola e se posso consigliare andate in sala a vederlo per rilanciare il settore, ma se siete proprio pantofolai irriducibili aspettate che dopo il 15 o 20 ottobre arriverà pure su Disney Plus senza sovrapprezzo. Inutile girarci intorno, i film sui supereroi stanno stancando, anche se il botteghino USA sta dando buoni riscontri, i numeri sono in calo rispetto ai top e inizia ad essere difficile creare qualcosa di così innovativo che attiri il pubblico e soprattutto i personaggi migliori hanno chiuso il loro ciclo con Endgame e ora ci troviamo personaggi non dico di secondo piano a livello fumettistico, ma che il pubblico globale magari conosce sicuramente molto meno. Questo Shang-Chi è ovviamente uno di questi prodotti creati fumettisticamente per attrarre una nicchia di pubblico, quello asiatico. Tanto per capirci, Shang-Chi è per gli asiatici come Black Panther è per quelli di colore negli USA. Il risultato sul grande schermo ha però rispettato le mie aspettative, ma con la mancanza di quel fattore Jackie Chan che per me sarebbe stato fondamentale. Voglio spiegare bene questo punto perché appunto è fondamentale. Io ho una discreta conoscenza delle opere di Hong Kong sulle arti marziali e sono belli perché alla fine non si prendono mai così sul serio e vogliono avere quella vena di ignoranza che chiamo effetto Jackie Chan appunto. Ecco, questo film si prende a tratti così sul serio che mi è sembrato tirarsela eccessivamente. Dove si nota di più questo fattore? Ovviamente nel rapporto padre-figli che sorregge tutto il film e ne deve essere la catarsi. Ovviamente è un parere personale, ma questa parte della trama è stata inutilmente appesantita da un moralismo buonista non supportato da una costruzione dei personaggi adeguata. Praticamente non ci spiegano bene perché Shang-Chi faccia le sue scelte sia da piccolo che da adolescente, del perché il padre se ne freghi e soprattutto del finale troppo frettoloso che va paragonato probabilmente al tutto a posto non intervenire di Kevin Costner a Superman in Man of Steel. Indubbiamente la parte del leone la fanno gli effetti speciali e i combattimenti con sequenze lunghissime, incredibili e chiare che sul grande schermo rendono in maniera molto vivida e reale. Il problema è, assurdo che lo dica io, è che ci sono troppe scene di combattimento che reputo fini a se stesse, soprattutto all'inizio. Ma ne parlerò più approfonditamente in fondo con gli altri spoiler. Dico fini a se stessi perché non raggiungono nulla alla storia, sembrano semplicemente dei passaggi, dei boss di livello per avanzare allo stage successivo avendo accumulato i necessari indizi. In questi frangenti speravo che gli stacchetti comici potessero aiutare a scaricare lo spettatore da questo sovraeccitamento visivo dando una parvenza di naturalezza. Il problema è che a parte qualche battuta che mi ha strappato un sorriso, il resto era abbastanza e ci sta ma per me non è abbastanza. Vorrei adesso aprire una parte sulla scelta degli attori, ovviamente tutti asiatici, eccezione fatta per due di secondo piano. Tutti li ho trovati particolarmente validi e azzeccati per il loro ruolo.
Tony Leung mi è piaciuto nella parte del padre, del cattivone con problemi psicologici. Fa la Chen, che interpreta la sorella, eppure la comica Nora Loom, che interpreta, diciamo, la ragazza, le ho viste bene nella parte e mi hanno trasmesso di aver dato qualcosa al loro personaggio. Il punto debole l'ho trovato solo in Simu Liu, che interpreta proprio il protagonista. L'ho trovato troppo paccioccoso, intento proprio visivamente, per interpretare Shang. Nella parte in cui vive la sua vita normale è stato perfetto, ma appena parte a combattere, seppur bravo, incredibilmente atletico, memorabile la battuta sulla maglietta e dove sia finita, l'ho trovato poco incisivo negli sguardi proprio per il suo viso. Sarà che sono abituato io a vedere attori asiatici con lineamenti più marcati per interpretare i combattimenti, però non so che dire, non mi ha trasmesso di essere l'eroe e soprattutto emozioni. Tirando le somme su questo film Disney Marvel, va detto subito che è da vedere, ma non è certo un capolavoro. Fa incredibilmente bene il suo compitino, con un plus incredibile di portare un film Disney con protagonisti asiatici lontano da stereotipi che oggigiorno possono essere stucchevoli, anche se divertenti per un pubblico americano. Insomma, una pellicola che è fatta per un pubblico internazionale e che ha imparato enormemente dal disastro Mulan in live action. Ovviamente ci troveremo questo Shang-Chi in altre pellicole e probabilmente nei futuri nuovi Avengers, ed è sicuramente un bene perché è un bel personaggio. Questo film però delude anche per non essere riuscito a dare un'anima così di spessore al protagonista, che non ha una vera evoluzione. Il mio voto non può che essere mediocre perché intrattiene bene lo spettatore, ma il rischio forte è che ce lo si dimentichi molto in fretta, almeno da chi ha una cultura più occidentale. Direi che ho detto tutto su quello che si poteva dire senza spoiler, quindi se siete sazi lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Inutile dirvi che un vostro commento è per me tanta roba, perché mi dà la possibilità di capire se la pensate come me o soprattutto in maniera differente, così da poter vedere il film sotto un'altra ottica. Condividete pure il video sui vostri social, così da discuterne ancora con più gente. Se però volete sapere ancora qualcos'altro su Shang-Chi, direi che è proprio il caso di preparare la situazione cambiando lo sfondo e facendo anche salire lo spoiler, per così parlare più liberamente del film. Il primo punto di cui voglio toccare è la serie infinita di combattimenti che passa quasi senza dissoluzione di continuità da un autobus di San Francisco ad un grattacielo in costruzione. Troppe scene al limite della fisica e della realtà, che sono belle ma fanno capire la finzione del combattimento, cosa che nelle produzioni di Hong Kong invece non capita quasi mai. Ma c'è anche il rapporto padre-figlio, la scena finale in cui il padre dà gli anelli al figlio e lui sta lì a guardare il drago inghiotti anima, mi ha fatto storcere il naso, come mi ha fatto storcere il naso un padre uscito di senno che si fa sfuggire due figli facendo capire di sapere dove sono e li va a riprendere solo anni dopo. Lo dico perché se ti scappano e tu sei autoritario, psicologicamente instabile, li vai a prendere, li corti per ribadire che devono fare quello che dici tu. Comunque, la morte della madre è quella cosa che mi ha quasi imbarazzato, come sentire pronunciare Martha in Batman contro Superman. Avevano spiegato che i poteri di lei non derivano dagli anelli, ma dalla forza e dall'abilità interiore, ma poi, contro qualche mafioso, perde perché ha perso i suoi poteri. Ma che Ozak state dicendo, insomma? Le bravure di Katie con l'arco alla fine è altrettanto assurda, perché ha avuto poche ore di allenamento e per tutto il film fa capire di essere l'antitesi della sportività. Gli unici personaggi che veramente si salvano sono il mandarino di Iron Man 3, perché Ben Kingsley non si tocca, e il ragno polloso, che ha un po' una faccia da culo, ma è simpatico, eh? Che dire, cioè non avevate notato questa sua somiglianza con la faccia? Per il resto il vero problema della trama
è che non c'è un vero super cattivo. Il padre, sì, è un cattivo millenario, ma in questo caso è solo impazzito per amore, un po' come Gendo in Evangelion. E il vero boss finale è un altro che sbuca fuori all'ultimo e con cui non si empatizza proprio. Sono quelle scelte che spaccano i film, vedasi Star Trek Into the Darkness. Parliamo invece di Abominio, che riappare a grugniti e cazzottoni. Vedremo come lo vorranno usare nei prossimi film e anche, se la vedo dura, nel prossimo Doctor Strange magari farà una comparsata. Ma qui è stato proprio buttato lì. Parliamo anche delle due scene finali. La prima è chiaramente il reclutamento di Shang-Chi in una comparsata nel film di Doctor Strange o comunque negli Avengers. E la seconda è una porta sulla sorella, un personaggio che potrebbe diventare interessante, una sorta di setta delle ombre DC, ma a conduzione femminile in casa Marvel. Direi che volevo essere molto più breve, ma mi sono fatto trasportare dall'emozione che non mi ha dato questo film. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!